Buonasera a tutti, allora un'altra puntata di Forza Juve, un altro a tu per tu questa sera con Giampiero, perché il nome Giampiero è quello di Boniperti, non poteva che non essere Juventino, paradiso, perché seguire la Juve è un paradiso. Allora è un binomio chiaramente vincente ed è presidente dello Juventus Club di Rivoli, Juventus Club Doc, teniamo sempre a precisarlo, che è uno Juventus Club molto molto storico. Questo personaggio, oltre che essere presidente dello Juve Club, avrà sicuramente una vita privata, non vogliamo sapere cosa fa nella vita, però è di una simpatia incredibile. Ogni volta che lui viene, addobba sempre lo studio con bandiere, insomma, è un perfezionista della scenografia, che questa sera però, tiratina d'orecchie, non mi hai portato questa sera. Perché? Perché attendiamo occasioni Migliori, migliori. migliori e non si può sempre andare così lisci come l'olio di festa, via. Da quanto tempo sei L'ultima l'abbiamo fatta Juventino? bella lì al teatro Come no? A teatro sotto, sotto e la rifaremo. abbiamo festeggiato, speriamo di Non riproporlo cambi presto. discorso, Dica, dica, paradiso. dica, dica. Ecco, cosa l'ha portata a diventare Juventino? Perché Ma io questa decisione? Di sono famiglia? nato da famiglia juventina, andavo da piccolo allo stadio con mio zio di Orbassano, che mi portava quando ancora i bambini entravano a gratis fino a, mi sembra, 12 anni, E e io adesso me ne invece mi sono sembra pippate tutte è fino a quando mio zio 5. aveva ancora gli abbonamenti con i carnet che Sì, come si no, come strappavano tipo no. mini assegni, mi portava. Una domanda, quanto è cambiato il calcio? Sicuramente tantissimo è cambiato, no? Beh, Insomma, tanto io veramente. seguo, guarda, da praticamente a 9 anni sono andato a Belgrado a vedere Ajax Juventus, da lì in poi me ne sono fatte, Ero vabbè, anche però io lì. Lasciamo perdere, Beh, è stata una spegniamo. partita un po' sfortunata, però Però, insomma. la seguo da allora, mi diverto sempre, la Juve ci dà grandi soddisfazioni. È cambiato, certo, è cambiato. Non è cambiato il mio modo di godere nelle nostre vittorie. Però, insomma, è cambiato molto il calcio. Senti, cosa avrebbe bisogno? Guarda, dal calcio, addirittura oggi sono un folle, dal calcio passo direttamente ai giorni d'oggi. Cosa avrebbe bisogno questo paese per cambiare? Perché si dice che il calcio deve cambiare, la moviola, adesso, poi ci sono addirittura delle interpellanze parlamentari. Ma Ecco, forse qualcuno là dentro dove hanno fatto quelle interpellanze che dovrebbe cosa dicono? cambiare Che e succede? pensare che ci sono problemi più grossi. Loro in primis non possono scagliare la prima pietra perché sono birichini e dovrebbero imparare dal calcio. E Non hanno usato il calcio tante volte per criticarlo, pubblicità, lo certo, dobbiamo dire, lo per dobbiamo. farsi pubblicità loro, Senti, certo. tu sei un orfano di Conte, o sei una persona Ma a io 360 gradi che dice, vabbè, bon, Conte, discorso chiuso, guardiamo il No, futuro, adesso no, c'è Massimiliano Allegri. no. No, in parte. Conte ha fatto la storia, era juventino da una vita, ci ha dato grossissime soddisfazioni. Siamo stati tutti un po' scioccati, io in primis, per l'addio di Conte, che nessuno si aspettava. C'è da dire che a contrastare questo pessimismo che c'era un po' all'inizio su Allegri, c'è i dati di fatto che per ora gli danno ragione, quindi Che per ora lasciamola gli danno. lavorare. Allora, con Giampiero Paradiso, presidente dello Juventus Club, Doc, ricordiamolo, di Rivoli, allora adesso sentiremo di più e tanto di più nella trasmissione che sta per iniziare. Linea alla regia, grazie. Giampiero, noi Prego, tra poco, tra prego, poco, tra poco, sempre. tra poco, tra poco. Damiano Giordano, allora Damiano, diamo subito. Ah, giustamente, il micro, devo fare il valletto. C'è la valletta, lo faccio io. Va bene, non fa niente, ok, prego, ecco qui il microfono. Allora. E gli amici da casa, subito ti do una dichiarazione di Pirlo che fa un po' riflettere perché ha detto che ha accettato la nazionale solo per Antonio Conte. Se fosse stato un altro allenatore, non avrebbe accettato di giocare ancora per la maglia azzurra. Questa la dice Sì, lunga no, 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 del rapporto che c'è tra intanto Pirlo e cominciamo. Conte. Chiedo scusa, ho un problema, sto sistemando il microfono, ecco qui, spero che possa essere ascoltato a casa, perfetto. Va bene così? Perfetto, ok, grazie Giuseppe in camera. Dicevamo, sì, sicuramente è un problema che è legato fortemente alla grande stima che c'è chiaramente tra questi due grandi interpreti del calcio, insomma, del calcio che è stato per Antonio Conte, che attualmente è, e di quello che è Andrea Pirlo. Ma un Andrea Pirlo chiamato sappiamo molto bene perché siccome questa è una nazionale che sta crescendo, ma è una nazionale che si sta studiando, l'indisponibilità di Verratti ha fatto sì che
fosse stato costretto a chiamare Pirlo, non perché non l'avrebbe chiamato, ma semplicemente perché Pirlo ancora non è in forma. Sappiamo molto bene che è reduce da un lungo infortunio. Vogliamo le coordinate di nuovo, se le vogliamo ricordare, se già non l'hai fatto prima, non ricordo, prego, vai. Mettervi in contatto con noi, l'email forzajuve@rete7.it, sms 348 80 40 254. Bene, Elena accanto a me, c'è Elena, tutto a posto, tutto bene? Tutto bene, grazie. Sì, ok, allora poi chiaramente c'è tanta cosa da dire dopo. Stasera ti sei preparata bene, sai che c'è stata... Benissimo. Che partita c'è stata adesso, ti interrogo? Juve-Roma, sì, il risultato, domenica, il risultato posso... 3-2. Accidenti, preparatissimo, complimenti, va bene. Ok, bene, allora... lo aspettavo da tempo, ogni volta che viene mi porta sempre un sacco, no, di coreografia, questa volta tiratina ad orecchie, no, a parte gli scherzi, perché l'ho chiamato all'ultimo istante, quindi non si è potuto organizzare. Presidente dello Juventus Club di Rivoli a Torino, Doc, ricordiamo Juventus Club Doc, e Giampiero, un nome tutto un programma, chiaramente Giampiero, che ci fa andare quando vince la Juventus in paradiso, è un gioco di parole. Giampiero Paradiso, buonasera, grazie per essere intervenuto. Ciao a tutti e buone tre pappine ai rosiconi. Ecco, cominciamo bene la serata, insomma devo dire che questa sera sarà una serataccia per me. Questa sera ci saranno dei problemi a pronunciare questo nome, perché io faccio figuracce quando dico Vincenzo, è Vincenzo Chiarenza con noi, però abbiamo diversi Vincenzi questa sera che si alterneranno, speriamo, ecco, di azzeccare quello giusto. Quello graditissimo a me in modo particolare è Vincenzo Chiarenza. Buonasera. Ciao Marco, buonasera a tutti. Tu sai, non lo dire dopo chi c'è, ma sai perché sto dicendo questo, insomma ce lo siamo detti prima. C'era Montella una volta. C'era Montella, no, non è Montella, però è un altro personaggio che ha oltretutto giocato anche con Chiarenza, ma ce lo svelerà proprio dopo il diretto interessato. Ciao Franco, buonasera, Franco Leonetti. Ciao Marco, un saluto a te e a tutti gli ospiti e un abbraccio al popolo bianconero, immagino molto molto gaudente dopo domenica. Benissimo, Fabio Germani silenzioso, però è colui che esprime dei concetti sani e forti e determinati al momento giusto. So che tu hai goduto come pochi, perché me lo hai detto in privato e questo si può dire, hai goduto chiaramente calcisticamente, precisiamo, insomma dopo il risultato tra Juventus e Roma. Vuoi dire un qualcosina giusto su questa partita? Su questo... Diciamo che la Juve mi emoziona ogni volta che esce... dal tunnel e la vediamo in campo, ma particolarmente la partita di domenica è stata emozionantissima perché i romani erano convinti di venire qua a fare la partita e vincere e invece li abbiamo rimandati a casa con lo stesso risultato degli ultimi 3 anni. Io adesso devo chiedere scusa invece e penso che le scuse debbano essere fatte e nessuno si tira indietro. Devo chiedere scusa all'avvocato Massimo Durante, il quale lui è sempre determinato nei proclami, ma più che altro nei pronostici che fa, perché comunque lui è uno juventino vero, diciamola tutta, è veramente un sanguigno pazzesco, e lui ha detto: ah, mi direte scusa se... Ho detto: ah, io ti chiedo scusa volentieri pubblicamente, io ti faccio le mie scuse e ti dico che la mia grande paura, comunque io ti garantisco che ho avuto dei problemi abbastanza a livello fisico, abbastanza interessanti, perché ho avuto degli svenimenti quasi al momento del gol della Roma, pensavo di non uscire indenne dallo stadio, poi però al gol di Bonucci, che tra l'altro l'ho anche visto incrociandoci dentro per uscire dallo stadio, e io ho detto: dico, mi hai fatto godere proprio come un pazzo. Lui si è messo a ridere, chiaramente, mi pare ovvio, però insomma non poteva essere altrimenti. Insomma, sì, ecco. Buonasera a tutti, innanzitutto, ma non solo i romani. Scusa, scuse. Ti ringrazio, aspetto anche quelle degli altri. Giovedì scorso eravate tutti qua, partita terribilmente difficile, la Roma è cresciuta, la Roma qua, cresciuta, la Roma là, però è la partita di qua, è la partita... La Roma è cresciuta, non basta, ma non basta. Ma però potrebbero non rispondere, basta. Come fanno a Roma, non basta perché voi ci avete non arbitri basta. E vi siete comprati. No, la guarda, partita. Il discorso arbitrale trovo... Non scendiamo ascolta, in queste cose. Ascolta, tutte le stupidaggini che si sono dette questa settimana, l'unico scandalo è non aver dato rigore su Marchisio, il resto va tutto assolutamente bene. Possiamo dire però una cosa, io ho tante cose da dire, perché sono stato chiamato da 4.500 radio, non solo romane ma anche nel resto d'Italia, per sapere il mio punto di vista. Io e ho detto a tutti la stessa cosa, qualcuno dovrebbe spiegare a Lichtsteiner che quando c'è la Roma, caro Paradiso, quando c'è la Roma non è un derby,
lui gioca nella Juve. Ogni volta che vede la Roma diventa pazzo completamente. Sull'1-0, se lui non avesse causato il rigore, la partita, secondo me, avrebbe avuto un altro epilogo, se non altro a livello proprio emotivo. Quello non ci azzeccava proprio niente. Questo te lo chiedo a te. È possibile una cosa del genere oppure no? Cioè, ogni volta succede qualche cosa. Io gli direi il contrario. Gli direi di scendere in campo ogni volta come se fosse un derby con la carica agonistica che lui, non si può che fare. Lui mette così. Sì, ma non ha preso una stazione. Non ha preso la stazione. Ma era rigore poi quello. I rigori che sono stati dati erano tutti rigori. Sentiamo Vincenzo Chierenza. Allora, una partita giocata... dobbiamo dire al cardiopalma, è successo di tutto e di più, addirittura Allegri che prende per il collo Morata e lo allontana perché sennò sarebbe accaduto chissà che cosa, insomma hanno fatto di tutto per rovinare una gara. Cioè, parliamo... una partita sentita a parte durante la settimana, Juventus Roma è sempre una classica, i rigori c'erano, è finita giustamente 3-2 per la Juventus. Cosa c'è tanto da dire? Non c'è mica tanto da dire, una partita normale che ha vinto la Juventus meritatamente. Messaggi? C'è qualche cosa che arriva? E poi sentiamo anche Franco. Massimiliano, prego. La partita l'ha vinta chi ha giocato meglio, chi ha attaccato di più e chi si è comportato. Ha provato a farlo da grande squadra. Il resto, a mio modesto avviso, è roba da fogna. No, perché ieri sono stato a Roma e la partita l'ha vinta chi ha rubato. E mi hanno detto tutti che noi l'abbiamo vinta perché abbiamo rubato. Hai capito? Stiamo dando, se noi diamo un segnale giusto, che l'abbiamo vinta perché siamo più forti, non ci crede nessuno. Quindi cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo adattare ai beceri che dicono... senza calcolare quello che hanno scritto i giornali, che dopo lo diremo, quello che hanno detto i commentatori, che dopo lo diremo, perché di tutto, dell'ombrello di Strootman che non va assolutamente. Quando dicono poi che quelli della panchina della Roma sono stati, qualcuno ha detto, e non andava fatto assolutamente, ma c'è da dire che c'è sempre un precedente, ragazzi, non si fa una roba del genere. Totti che va dicendo che la Juve deve giocare in un altro campionato, che comunque è una sconfitta sicura, tu sei capitano della Roma, tu sei un rosicone. Ha risposto bene, ha risposto bene. Lui dice così perché non ha mai giocato in una grande squadra. E la Roma, mi dispiace doverlo dire, a costo che io non potrò più mettere piede a Roma, ok? Ma la Roma non è una grande squadra, perché non ci si comporta così. Tu, Francesco Totti, sei il capitano, il simbolo di tanti ragazzi che ti seguono. Non si dicono queste cose, non si dicono, ma ne parleremo abbondantemente. Franco, voglio sentire anche il tuo punto di vista. Io voglio nucleare due punti. Innanzitutto sono d'accordo con chi ci ha scritto da casa, con Massimo, con tutti. La Juve ha vinto meritatamente, però ci sono due punti secondo me della partita e nel post partita. Io mi chiedo che cosa pensavano i designatori arbitrali. Non è un caso quello che è successo. Rocchi è palesemente fuori forma, che aveva osservato il mercoledì sera Arsenal Galatasaray, si era reso conto di un arbitro assolutamente scadente, con due falli assassini, uno di Zemaili e uno di Felipe Melo, veramente da codice penale. Lo hanno mandato a arbitrare il match più importante di questo primo scorcio di campionato, e credo che sia sintomatico. Seconda cosa, su Totti mi hai dato l'imbeccata. Io credo che innanzitutto un capitano di una squadra come la Roma non possa parlare così. Ma soprattutto le parole che ha detto lui nascondono degli errori storici clamorosi, perché la Roma è arrivata seconda l'anno scorso alle spalle della Juve con 17 punti di svantaggio. Negli ultimi 3 anni dello scudetto di Conte, la Roma è arrivata il primo anno con 28 punti di distacco, e il secondo 25. 17 punti di distacco. Esatto. E chiudo. Di tempo, scusate, perché tu parli di Rocchi. Tu parli di Rocchi, io sento che come te la pensano il 90% dei giornalisti. Rocchi era inadeguato. Allora, assolutamente inadeguato. Quando sento, potevano mandare. Qual è l'altro direttore di gara che ha arbitrato Empoli Palermo, il migliore? Rizzoli. Perfetto. Per quale motivo? Ma fammi capire una cosa. Juventus Roma merita più rispetto di Empoli Palermo? Ma quando i giornalisti dicono queste cazzate, sono tutte cazzate. Okay, sono cose che non si dovrebbero dire. Devono godere tutte dello stesso rispetto. Sono tutte sullo stesso piano.
Quindi Rocchi è fuori forma. Cosa ha fatto Rocchi per essere così fuori forma? Beh, forse, basta da guardare Arsenal Galatasaray e tenere in lievito. Ma parlo di Juventus Roma, che cosa ha fatto di così scandaloso? Scandaloso è stato Totti, scandaloso è stato De Rossi in panchina. Sì, ma questo io... è lo scandalo di questa partita. No, ma io voglio aggiungere Rocchi. Rocchi ha dato dei rigori che c'erano. Allora, siccome ci stanno seguendo sul canale 212 di Roma e noi siamo su Roma, ecco. Ragazzi, noi stiamo facendo una valutazione complessiva di come sono andate le cose, quindi basta insultare la Juve, perché comunque la Roma è venuta su, una grande squadra, massimo rispetto, però non si può dire, alla fine non può passare assolutamente il messaggio, come ho sentito dire, che la Roma ha schiacciato nettamente la Juve. È un falso storico, non le dite queste cose, non le dite, altrimenti voi a Roma non vincerete mai un campionato, perché avete una mentalità provinciale. Se Totti è così convinto di quello che dice, ma perché non smette? Fa una professione in cui non crede. Smette! Ma infatti, secondo me, così almeno evitiamo di sentir parlare l'italo africano, che non sai neanche parlare in italiano, e acchiappa un congiuntivo. Infatti, secondo me, Nedved ha dato... Ciao Francesco, ciao! Nedved, secondo me, ha dato la risposta più giusta, cioè se io fossi alla Roma e un capitano che parla così alla sesta giornata pensa di arrivare secondo e la fine, vabbè, ma questo, la grammatica, questo poi piccoli, è un titolo scandaloso. Parlo posso aggiungere solo una cosa? Sì. Rispondo a Massimo. Intanto vediamo, mentre neanche, parla Franco, vediamo sotto le cose scandalose, posso, io mi permetto di dire, ai miei colleghi, non potete scrivere campionato falsato, questo, ma de che? Questo è ma un titolo inaccettabile. Inaccettabile. E bisogna ricordarlo che il Corriere dello Sport è un anno che ormai è improntato una campagna anti-Juve molto chiara. No, volevo dire una cosa, Franco, Massimo. No, e forse tu... evidentemente ti sei distratto in questi anni. No, io me lo ricordo, ero qui, quando ero a Roma la campagna anti-Juve è stata sempre fatta. Sì, però è cambiato il direttore, è cambiato, e quindi c'è una cerima loca. Un videomessaggio ai romani. Un videomessaggio. A dire che purtroppo è una questione di centimetri, che nelle vostre mutande potrebbero fare la differenza, mentre nel nostro campo hanno fatto la differenza. È tutto qui la sostanza. Sì, però io... per concludere il discorso e su poi Rocchi. Tornando al discorso sul giornale, il Corriere, il giornale romano per eccellenza, il Corriere, dobbiamo ricordare che il direttore di questo giornale si chiama De Paola, che è stato il direttore di tutto Sport, che quando era a Torino scriveva cose idilliache sulla Juve, combattendo contro Inter, Roma, Napoli, era quasi diventato un difensore, un paladino juventino quasi. Certo. Poi prendendo un aereo e andando a Roma a fare il direttore del giornale, caso strano, impronta un giornale contro la Juve. Perché? Perché tutti quanti in Italia, se parlano contro la Juve, vendono i giornali. A Roma, il tifoso della Roma dice alla società Roma, perdetele tutte, ma con la Juve dovete vincere. Però di fondo, quando dicono campionato falsato, c'è la consapevolezza. Qual è la consapevolezza? Il campionato è finito. Il campionato record è finito, i primi di ottobre. Ma guarda un po', posso aggiungere solo una cosa su Rocchi? Continueremo a ringraziare l'avvocato. Nel calcio italiano, come insomma in qualsiasi ambito europeo e mondiale, quando c'è un big match si cerca di mandare il miglior arbitro. Rocchi non è un caso che abbia arbitrato male, e attenzione, secondo me non ha spostato la bilancia né per una squadra né per l'altra, va detto, ha combinato dei grandi pasticci. Però, ripeto, c'era il mercoledì sera ed era quattro giorni prima la prova provata che quest'arbitro non era in grado di arbitrare un grande match. Poi sul campo i frutti si sono visti. In una federazione che non esiste, dove abbiamo il capo, quello è un altro discorso. Quello è un altro discorso, Massimo. Un'altra cosa. Come facciamo sempre, abbiamo Salvo Campana dalla Sicilia, perché è giù, è un cuore tremendamente juventino. Allora Salvo, ti pregherei massima velocità, una tua considerazione su come hai visto questa partita o su quello che vuoi dire. Ciao Marco, un saluto a tutti. Ciao. No, niente, volevo soltanto ricordare un po' ai tifosi
quelli non bianconeri e soprattutto ai mass media, che la Juve in queste prime gare sta ottenendo il massimo sforzo con problematiche legate anche ad infortuni. Per esempio, io faccio un esempio, in difesa abbiamo spostato Ogbonna a destra, Cáceres non c'è perché con problemi fisici, oltre Barzagli, Chiellini ovviamente va a corrente alternata. Il risultato è che Bonucci è in grande spolvero, con gli altri ovviamente che ruotano in base alle situazioni delle singole gare. A centrocampo non abbiamo mai avuto Vidal, tranne che con il Chievo. Pogba è presente senza fare mai il fenomeno ancora, Pirlo è mancato da un mese e gli esterni spesso faticano, e ciò nonostante abbiamo un grande centrocampo col sacrificio tattico di Marchisio, quindi anche in questo è da elogiare Marchisio. In attacco Llorente fa fatica in questo momento, Morata ha avuto poco spazio ancora, e il risultato è tutto nelle mani di Tevez. Non sono d'accordo, perdonami, non sono d'accordo. Aspetta, fammi finire. Il risultato è nelle mani di Tevez, che ha risolto tutti i problemi nella finalizzazione di ogni gara. Quindi io faccio un finale. Bonucci, Marchisio e gli esterni, quando sono propositivi, e Tevez hanno spinto al massimo l'acceleratore, portando la Juve ad essere prima in classifica. Ora la domanda che faccio a voi, soprattutto a quelli che criticano la Juve, forse non l'avete capito, per me questo è un complimento, cioè è qualcosa che la Juve sta facendo in maniera veramente importante, cioè nonostante tante problematiche. La mia domanda è questa: quando rientreranno gli infortunati e alcuni giocatori entreranno in forma, dove potrà arrivare questa squadra se già molti giornalisti e tifosi la criticano aspramente? Il mio è un complimento a questa Juventus in questo momento. Allora Salvo, ti ringrazio e ti rispondiamo. Allora intanto memorizzate questa domanda di Salvo. Io però sul fatto che non ero d'accordo su Llorente, è il fatto che Llorente gli è stato chiesto proprio di fare, porta alle spalle, di fare l'uomo che si porta il devastatore o quantomeno l'uomo che si porta almeno un paio di difensori avversari per aprire e per fare spazi. Ma questo lo chiedo subito, se la mia analisi su Llorente, che è stato criticato, non chiaramente fortemente, dal nostro amico Salvo Campana, questo gli è stato chiesto a Llorente, di fare questo ruolo, e lo sta facendo secondo me egregiamente. Cosa ne pensi, Chierenzi? Gli è stato chiesto questo, gli è stato chiesto anche altro, lui dovrebbe migliorare in tante cose. Secondo me non è un giocatore proprio da Juventus, non è un top player che possa giocare in una squadra prestigiosa come la Juventus. Può fare la sua buona figura, può fare, forse anche funziona il microfono, può fare anche dei gol con palle aeree e via discorrendo, però non mi sembra un giocatore di qualità, soprattutto per giocare in Europa le partite di Champions League. No, in questo momento dici, non è brillante, ma forse sarà il fatto che non ha la forma, perché non è brillante. Allora, mettiamoci d'accordo, però, Vincenzo, perdona, io l'ho sempre detto, non mi vergogno di dirlo. Alla tua sapienza, ma lo scorso anno, però, lui è stato anche molto brillante. Ha fatto tanti gol, la squadra giocava bene, giocava sulle fasce, anzi, quest'anno la Juventus dovrebbe giocare più sulle fasce con Evra da una parte e Samoa dall'altra parte, dovrebbero mettere tanti cross per Llorente, appunto. Però non è solo Llorente, ci sono tanti giocatori buoni in questa formazione che Allegri Morata di testa ha dimostrato già qualche cosa di testa. Morata è un buon giocatore, corre molto, ma anche lui è molto tecnico. No, non è da Juve, deve dimostrare tutto. Possiamo dire una cosa? Poi voglio sentire di nuovo Fabio e Massimo. Una cosa veloce: Llorente quest'anno sta facendo un lavoro più sporco rispetto allo scorso anno, perché la Juve gioca diversamente, gioca meno sulle fasce, ci sono più incursioni centrali, quindi è l'uomo che deve tenere alta la squadra, fare sponda e fare sportellate con i difensori. In questo momento non è brillante, però io personalmente non lo discuto, infatti ho risposto subito a Salvo, che non ero d'accordo in quello. Morata deve migliorare, e poi Morata è tanta roba, cioè nel senso che può migliorare. Allora, scusa, se puoi intanto riconsegnare il microfono, anche Giampiero deve essere microfonato? No, ok, Giampiero, mi puoi rispondere? Io pensavo che con l'arrivo di Evra arrivassero molte più palle alte a Llorente, però abbiamo diverse soluzioni in attacco. Vediamo che Tevez è meno vincolato a stare al fraseggio corto in area
e quindi abbiamo diverse soluzioni. Llorente è un po' penalizzato dal punto di vista realizzativo perché gli arrivano meno palloni giocabili alti, però il suo lavoro lo fa. Una domanda la faccio sia a te, poi dovrà essere di nuovo... Aspetta perché non hai il microfono. Va bene? Può rispondere? Cioè, per essere giocatore di Juventus non basta lavorare per la squadra o sacrificarsi, bisogna avere qualità, bisogna avere tecnica sopraffina, bisogna saper tenere la palla, bisogna saper far venire fuori la squadra, aspettarla, fare l'1-2 in maniera precisa, e lui queste cose è carente secondo una me. Una domanda su, e la faccio proprio a te Vincenzo, poi vorrei sentire anche Giampiero. Si lamenta spesso, insomma, si sente almeno nel nostro settore lì sul modo di crossare da parte di Lichtsteiner che latita un pochino nel cross, ci si aspetta sempre lui che è l'ultimo uomo che arriva sulla fascia, quello più veloce, che sa saltare l'uomo, però spesso e volentieri i cross dal fondo sono sempre bassi per gli uomini in avanti, tipo Morata e tipo chiaramente... Correttamente ecco. Tanto Lichtsteiner che arriva giù e non ce la fa più? Ho capito, però ragazzi, però quello va migliorato. Tante volte mette le palle gol ai propri compagni. Però sta facendo un lavoro straordinario. Sentiamo Fabio. Secondo me questo modulo modificato di Allegri privilegia tantissimo Tevez e i risultati si vedono a livello di gol, e penalizza tantissimo Llorente. Secondo me Llorente con questo modulo secondo me non è fuori forma, ma patisce questo modulo e non è con questo modulo il giocatore adatto o la sponda adatta di Tevez. Allora, credo di più Morata, sì, però anche Morata nell'ultima partita dopo lo scontro con e l'espulsione è stato molto ingenuo, quindi secondo me deve crescere ancora molto mentalmente. Però sai, lui non è che abbia fatto molto, ma no, ha ragione Allegri, nel momento in cui fa il fallo vattene. Però non rimanere lì, lui ha avuto Manolas che gli ha dato però, contro allora, anche lì questo pecca secondo me molto centrale. Però secondo me anche lui pecca molto di esperienza perché non era da rosso. Sentiamo un attimo 30 secondi su Llorente. Ragione Chiarenza, scusate, se vogliamo sognare, sogniamo tutti, che non sia un top player, è sicuro come la morte, che sia un giocatore di cuore, eccetera. In prospettiva, Llorente, la penso come lui, non è da Juve, almeno con Allegri. Io voglio sentire invece un attimo da casa, la vera vergogna è che la società di Juventus non querela mai. Beh, questo non è detto, perché aspettiamo, la Juventus perché non in passato non ha compiuto detto. Delle azioni la Juve legali, dovrebbe fare qualcosa sapeva, assolutamente perché non possiamo essere sempre noi a dire. No, ma per antonomasia la Juve quando si muove lo fa, si fa rispetti, e ci mancherebbe altro. E lo fa anche pesantemente per quanto mi ricorda la mia mente, insomma, per le cose che ha fatto. Allora, da casa, vai... Rinaldo e la famiglia Suor Paolina, buonasera, stiamo ascoltando la trasmissione dal Nairobi, Kenya. Comunque va dal campionato a Forza Magico Juventus, un caloroso saluto a Franco Leonetti. Un bacio a tutti. Poi Marco ci scrive e a tutti, ciao, un bacio così lontano che ci seguite non può che farci. Beh, bello, no? Avere tanti spettatori da Kenya. Marco ci chiede cosa ha detto Totti e facciamo un po' di ordine proprio dalle dichiarazioni. No, partiamo se dalla regia. Ecco, allora ci partiamo un attimo mandare l'interprete perché quando parla Totti non parla in italiano. Allora un attimo solo, aspetta un attimo. Leggiamo solo perché ci sono dei doveri giustamente che noi dai quali non possiamo assolutamente esimerci. Elena. E ora 2 minuti di pubblicità, tornate con noi. Eccoci qui di nuovo in studio. Allora andiamo a esaminare questa gara, anche perché questa gara, diciamola tutta, è stata giocata più fuori il rettangolo di gioco che non dentro, con tutte le polemiche. Ecco, esatto, soprattutto nel primo tempo. Allora, al di là del solo dire ai romanisti sì. che il 3-2 se lo unisci fa 32. Anche questo risultato è un altro di perfetto. Fatto. Un'altra cosa che io vorrei dire perché è arrivato un messaggio e questo me l'hanno detto anche a me, ma tu Venditti però è romanista. Allora ragazzi, io sapete molto bene che vengo da Roma, so la differenza tra essere romani e essere romanisti. Quando io dico che il romanista non mi piace per questo motivo, io non è che offendo il popolo di Roma,
E non offendo nemmeno il romanista, dico che non sono d'accordo con il romanista che è rosicone, che non è un vincente. Quando dicono si risentono, non vi dovete risentire, perché io parlo calcisticamente. Il romano è una grande popolazione, cioè ragazzi, il romano è nato a Roma, poi è nato tutto quanto il resto, e su questo non si discute. È una civiltà la più antica che c'è, insieme a quella greca. Sì, ma il romano in quanto juventino, non il romano in quanto va bene, romanista. Appunto, quindi sono non due si, cose distinte, esatto, due non si distinte. Offende il romano, ma e non, si, non si vuole offendere nemmeno il romanista, ciò che però voi fate, perché offendete comunque lo juventino di Roma, e io ne so qualcosa, e offendete lo juventino in genere. Quindi casomai l'offesa parte da voi. Ma andiamo un attimo a sentire cos'è accaduto veramente. Ecco, quindi la vera vergogna è che ci si muovono tutti addosso, da Zeman a Boniek. Per Travaglio. C'è anche Travaglio. Che si vergognava di essere sì, juventino. Sì. No, la vergogna è nostra avere lui come tifoso juventino. Esatto. Che passasse questo, nella sponda nerazzurra. È proprio passato da tempo. Okay? Questa era vera Giopoli, ha avuto delle frasi di fuoco e ancora replicato. Mi vergogno più adesso che non ai tempi di Calciopoli di Monzi. Ma ci vergogniamo noi a sentire lui che dice che è un tifoso juventino. Concordo con Massimo, se non gli sta bene la Juve, questa Juve può passare altrove, non ci sono problemi. Dicendo che Agnelli ha superato l'allievo, ha superato il maestro. No, ma sono frasi gravissime. Allora, senti, io infatti dico che la Juventus, e molti si lamentano, ma la Juve non fa niente, la Juventus farà, perché punto, se rimane zitta di fronte a queste cose, allora c'è da preoccuparsi. No, ma poi è storico, Marco, quando la Juve ha preso delle decisioni di andare per vie giuridiche, non viene sicuramente a sventolarlo, a sbandierarlo. Assolutamente. Sono cose private. Scusate, quelle, la cosa grave non sono neanche queste stupide dichiarazioni di pseudo giornalisti che si sentono intelligenti e che per avere una pagina di giornale basta che vanno contro la Juve. Il vero scandalo è una trasmissione tipo Tiki Taka, no, su Italia 1, dove c'era Liguori, Giordano, il figlio di Facchetti e solo Pavel Nedved. Sono tutti lì. Mughini è un ospite fisso, quindi non consideriamo gli ospiti fissi e vediamo. Abbiamo messo 3-1 proprio per arrivare a uno scontro. Ma l'hanno fatto caso strano, Fabio, volutamente. Ma adesso non si è cavata la gravità. Gli scandali non sono neanche le dichiarazioni di un poveraccio che non sa più dove andare o come fare audience. Gli scandali sono quando una rete privata costruisce volutamente una trasmissione per andare contro la Juventus. Allora sentiamo un attimo ricordando sempre a tutti quanti che noi in Italia dominiamo il campionato italiano da quando è nato il calcio e siamo in 14 milioni di tifosi in Italia, siamo quelli che girano l'economia del calcio italiano, siamo quelli che nella crisi, faccio un piccolo esempio, sono andato a Madrid a vedere la Juventus, sui vari taxi che abbiamo preso, i tassisti conoscono Buffon, Pirlo, Tevez, Marchisio, Bonucci, tutti i giocatori della Juve. Della Roma conoscono solo Garcia, che è mezzo spagnolo. Questa è la differenza abissale che c'è nei confronti della Juve e nei confronti delle altre squadre italiane. Cioè, la Roma in Europa, tolto Totti o Garcia, non conoscono nessuno. Qualcuno mi chiede, parla il palmarès, no, non è neanche paragonabile. Qualcuno mi chiede da casa perché Tardelli parla sempre male della Juve. Ragazzi, il problema è questo, io la risposta non me la posso dare, io so perché Boniek parla sempre male della Juve. Beh, la stessa la risposta dire. Per Tardelli e Boniek la risposta è sempre la stessa. Sì, cosa volete che vi dico? È parlano stato male. Cacciato dal consiglio di amministrazione della Juve, esatto. Uno e quindi allora, l'altro si è venduto alla Roma. Dopo che ha finito la carriera alla Roma, a chi chiedeva per favore ogni 3x2 a Moggi di allenare qualche squadra anche giovanile della Juventus, Moggi non l'ha mai fatta e ha incominciato a diventare sentiamo un attimo le voci che arrivano questa da Roma, in modo particolare di Totti, tutto questo. Allora andiamo, ricostruiamo un attimo il signor Francesco Totti, che è simbolo, poi a livello personale Totti,
attenzione, a livello personale è una persona amabilissima che fa delle cose incredibili. Ho perso l'ennesima occasione. È una persona veramente eccezionale e devo dire che le donazioni fatte al Bambì Gesù di Roma è una persona molto molto presente, però purtroppo nel rettangolo di gioco non è, ricordiamo lo sputo ma ai mondiali, il suo mestiere è il calcio, quindi dovrebbe sapersi limitare. Scusa, quello che ha detto quello che ha detto Nedved, dicendo Totti se dalla regia mandano le immagini, vediamo cosa ha detto Totti fa queste dichiarazioni perché non ha mai giocato in una grande squadra. Quello che gli ha detto, attenzione, Nedved, che nessuno lo dice, anche se molti hanno visto Totti quando ha segnato il rigore è andato sotto la curva nord e ha detto una parola che non si può dire, ha detto una parola. Allora, io, come dicevi tu, Totti l'ho conosciuto, l'ho visto parecchie volte come persona, al di fuori del calcio è una persona amabile, è vero, però bisogna anche dire che nel calcio devi lasciare il segno, per essere un grande campione, un grande fuoriclasse, devi essere una persona che insegna il calcio, perché questi giocatori diventano degli idoli per i bambini che crescono, soprattutto uno come Totti, che abita nella capitale ed è l'ottavo del re di Roma, dovrebbe educare allo sport i bambini che lo seguono. E questa grandissima differenza tra lui e Del Piero è abissale, perché Del Piero è stato un giocatore che ha insegnato il fair play e la juventinità a tutti i nostri giovani, no? Mentre Totti cosa ha insegnato? Ha insegnato ad andare contro... Ma non è mai stato un esempio Totti, lo ha dimostrato tantissime volte in campo. Ma Totti non può essere un esempio per il calcio. Ma Totti lascerà il segno. E il nostro ministro della pubblica istruzione farà gli spot dicendo andate a scuola, se no parlate come Totti. Certo. Allora, forza, io parlavo calcisticamente. Allora sentiamo un attimo, lo lascerà. Allora sentiamo un attimo, se ci riusciamo miracolosamente riusciamo a leggere le parole di Totti. Sentiamo le parole di Totti. Non le ascoltiamo, le leggiamo. Sì, le leggiamo. Dalla regia partono, diciamo, con la botta di Totti, la risposta, eccola qua. Contro la Juve è sempre la solita storia, o con le buone o con le cattive vincono sempre, finché ci sarà la Juve arriveremo sempre secondi, dovrebbero fare un campionato a parte, tutta l'Italia pensa alle cose che dico io. Queste allora, sono le parole. Allora, prima di tutto non è vero che tutta l'Italia, allora, le cose che dice Totti, ve le dico qui, perché io vengo da Roma, le cose che dice Totti è vero, ma si sentono solamente dentro il raccordo anulare. Sapete cos'è il raccordo anulare? Il raccordo anulare. No, le dicono anche a Napoli, anche a Milano. Sì, sì, ma noi siamo 14. No, ma lui parla, dei però romani, perché dopo una dichiarazione del genere non arriva Robin Hood Palazzi a prendere strano subito, che non arriva. No, però attenzione, perché poi bisogna andare anche a analizzare questo, no? Esce fuori la notizia una settimana fa che il computer che era stato sequestrato a casa di Antonio Conte era in blackout, illegibile. E c'era qualcosa che illeggibile. Bene, io che conosco molto bene Antonio, che un computer nella sua vita credo che non l'abbia mai preso in mano, perché è una cosa che la tecnologia non gli interessa, quel computer era della moglie e quel computer serviva per far vedere i cartoni animati alla figlia. No, quindi se è illeggibile quel computer, non so, e questa notizia esce fuori, caso strano, una settimana fa, prima di Juve Roma, perché comunque Conte è sempre una figura comunque juventina, e per gli anti-juventini è sempre uno juventino, anche se all'era nazionale, di una dichiarazione di un computer che è stato sequestrato 8 mesi fa, più di un anno fa, esce fuori oggi. Ma per quale motivo? Allora, sentiamo un attimo Franco, poi voglio velocemente voglio solo puntualizzare sulle dichiarazioni di Totti.
ha perso l'ennesima occasione per fare bella figura e stare zitto. Prima spiegavo l'errore storico, ma c'è un errore storico ulteriore. Lui parla di un fatto, arriviamo sempre secondi dietro la Juve, dimenticando che la Roma raccolse le briciole del secondo posto per ben due volte negli anni scorsi, non con la Juve ma con l'Inter, quando sulla panchina della Roma stavano seduti Spalletti e Ranieri. Dal capitano della Roma, da un uomo simbolo del calcio romano e romanista, io mi aspetterei almeno l'informazione prima di dire delle tavanate di questo tipo. Sentiamo allora, no, continuiamo allora, sì, dopo è stata la risposta che... di Nedved proprio in occasione quando, come ha detto Fabio, è andata a tiki-taka, sì. Una risposta abbastanza anche stilosa, tiki-taka, cioè, piccante, anche tiki-taka, mi permetto di dire, bellissima trasmissione, però comunque molto molto filo anti-juventina. Ma guarda, perché non ci sono assolutamente mai ho sentito cose a favore della Juve, e lo dico pubblicamente, perché se esistono le registrazioni le andiamo a vedere tutte cose. Però ti dico, adesso, dico sulla Moviola premium ha dato ragione alla Juve, Sky. Sì, che poi oltretutto la Moviola, l'interpretazione della Moviola, che poi vado a spiegare, che non sono fatto spiegare bene da un arbitro che non è l'ultimo arrivato. Ma poi li analizziamo. L'interpretazione della Moviola addirittura da Sky è data in un modo, e dalla Mediaset, quella più attendibile è quella della Mediaset, perché comunque è la verità. Allora, il cono, vedremo visivo, l'estremo difensore de giallorosso ha visto nel momento in cui partiva la palla. Ma quindi non si può dire regolare, che era regolare. Ma se una Moviola, se una Moviola su Mediaset dice una cosa, su Sky dice, ma sto povero arbitro a velocità normale, ma come fa a sapere? Ma come fa? Ma se non si mettono d'accordo con una Moviola in televisione, seduti a guardarla 100 volte, ma mi spiegate come fa un arbitro a sapere? Vediamo un attimo. Dovrebbe intervenire a escludere la Moviola. Ma sì, ma poi anche scusatemi, se Tavecchio ha presentato la lettera ufficiale, Pogba se non lo buttavano giù arrivava in porta. Certo. Ma poi è dentro l'area, Fabio, è dentro l'area. Allora, se vuoi andiamo a vedere, sentiamo un attimo Ledved. No, scusa, 30 secondi, Franco, ma Rocchi prima aveva preso l'abbaglio, adesso va tutto bene. No, mettiamoci d'accordo, perché Massimo, chi ci sente a casa poi rimane un po' rimasto. No, io ho detto Rocchi una cosa. Non ha preso nessun abbaglio. No, doveva andare uno più in forma. Cioè, Rocchi, arbitrato, secondo me sì, in modo egregio. Poi secondo a Roma ci sono i poteri forti, adesso rimane due settimane in naftalina, due turni, chissà come mai. Massimo, Rocchi ha fatto, dopo una settimana, ancora non sappiamo la Moviola che esito. Ma infatti io la penso come Fabio, secondo me la Moviola in campo è assolutamente insensata, perché col fermo immagine, vivisezionato, non si mettono d'accordo. Vorrei adesso, quindi, se me lo concedete, il rigore su Pogba era rigore assolutamente. Sì, una cosa, in Germania, se un giocatore si permette di andare a parlare con l'arbitro, ma è subito cartellino giallo. Tre metri, lo sai che ci sono. Se dei si permette di andare la seconda volta, scatta subito il cartellino. Ma quando ti vai davanti all'arbitro, bisogna applicare certi regolamenti un po' più severi. Che gli metti le mani davanti, la gestualità, e lo spingi. Solo in Italia succede. Se il portiere vede la palla, anche se il giocatore è gol. Ma come fa un arbitro in una partita dove si va in mille all'ora a riuscire a guardare il portiere, il giocatore, la palla? Ma l'avete vista l'azione di Bonucci? È stata talmente veloce che molte persone, Fabio, non si sono neanche, Fabio, accorti immediatamente. Fabio, la dimostrazione chiara è che gli assistenti che ci sono non sono in grado di fare il loro lavoro, perché noi stiamo qui a farci questi interrogativi, però lì ci sono gli assistenti, sono pagati per quello. Ma il calcio è fatto di queste cose. Posso solo dire una cosa e poi lascio la parola a Damiano? No, rispondo a Massimo. Sì. Secondo me ci voleva un arbitro più in forma, ma soprattutto io credo che Rocchi... Se così mi devi dire quali sono gli errori. Ci sto arrivando. Secondo me il vero problema, l'errore madornale di Rocchi, è che ha scompaginato il filo nervoso della partita. Lui dà quei due rigori e la partita la perde dal suo punto. Allora, succede quello che succede. Una cortesia. Secondo me il più grosso errore di Rocchi è questo. Sono tre ore, adesso blocco tutti, chiudete i microfoni. Io devo vedere la risposta di Nedved. La vogliamo vedere sta risposta oppure vediamo, no? Agna. Leggiamo questa risposta di Nedved e poi magari dopo la pubblicità, perché ho visto che
Allora, dopo la pubblicità analizziamo anche gli episodi. Visto stimo Totti come campione, ma le sue parole sono gravi. Non sa cosa significa giocare in grande squadra come la Juve. Ho cercato di imitarlo un po'. Questo è il senso della situazione. Okay. Quindi ha non detto, è un campione. Quindi, poi però c'è stata la risposta di un giocatore che non ha mai giocato, andiamo a leggere, che si vede che magari non è cresciuto in Italia, sportivamente parlando, dove... Sì. Se possiamo leggere le parole di Pallotta, eccole qua, il presidente della Roma: dovremmo fare tutti un respiro profondo e calmarci un po'. Nel calcio a volte emergono errori e controversie, questo è un discorso valido per tutti. Siamo due grandi squadre e ci avviamo verso una rivalità che durerà a lungo. Questo non può che essere un bene per il calcio italiano. Sai perché l'ha detto? Perché Pallotta, che ha origini italiane, vive in un contesto in America dove queste minchiate non esistono. Se tu vai in Inghilterra e ti avvicini a un arbitro, a 3 metri dall'arbitro, e gli fai sotto il muso così, quello ti prende e ti dà 3-4 giornate. Solo qui esiste che gli arbitri possono essere spintonati, possono... Ah, poi, non solo. Quando tu hai a che fare con un arbitro, avete fatto caso che quando l'arbitro si allontana c'è tutta la schiera di persone dietro che continua a insultarlo? Solo in Italia si vedono queste cose. Mi aspetto una grossa squalifica per Totti. Io me l'aspetto perché frasi così lui non deve dire che... Sono irriguardose e comunque lesive della reputazione. Gesto fatto, insomma, un comportamento... E non è stato l'unico a quanto riportano le cronache. C'è un altro giocatore, Iturbe, che pare aver detto le stesse cose. Posso aggiungere? Attenzione che Totti, mentre giocava, e ci sono delle riprese, faceva dei gesti contro il pubblico. No, ma io... Ma Totti, dopo il gol, allora la vogliamo dire tutti, dopo il gol, dopo il rigore è andato sotto la curva nord e ha detto siete delle... Cioè, ragazzi, la vogliamo dire tutta? E così è successo. Guarda, Marco, siete delle M. Secondo me ragazzi, c'è un fatto ulteriormente grave. Io credo che alcuni dirigenti, tra l'altro bravissimi, si facciano prendere la mano nel post partita infuocato. Sì, io stimo tantissimo Sabatini, perché secondo me è uno dei migliori dirigenti, capacissimo sul mercato. Però sentire Sabatini a Mediaset dire subito dopo la partita che tutti e tre i rigori sono irregolari o inesistenti mi fa male, perché sono appassionato di calcio, stimo il dirigente. Perché? E questo ha detto Sky, e questo, prima è andato a Sky. Ma questo mi lascia perplesso. E non c'è le palle, per dire io la penso in un modo e mi faccio condizionare da Sky. Perché? Perché per Sky paga. Perché Sky vogliamo comprendere che sono allo sbando tutti. Perché? Ma perché questo? Guardate che la Roma è venuta qua e ha giocato al massimo delle potenzialità contro una Juventus, e mi riallaccio a quanto detto da Salvo prima, la Juventus è in molti dei suoi componenti al 30-35%. Sì, non è brillante. Quindi abbiamo una Roma al massimo con una Juve diciamo al 50% ed è uscita una partita così, quindi è chiaro che sono frustrati, oltre ad essere dei poveretti. Oltre ad essere dei poveretti, perché prendono in giro loro stessi, non gli altri, dicendo quelle fesserie. Allora un attimo solo che vi devo stoppare, Elena. E ora 2 minuti di pubblicità, restate con noi. Grazie. Eccoci qui. Vi siete calmati tutti quanti, perché durante la pubblicità qui, ragazzi, mica una roba da ridere. Allora dunque abbiamo analizzato tante cose, però attenzione, dalle parole poi però arrivano anche i documenti. Filmati, fotografici. Abbiamo un bellissimo gesto, dobbiamo dire, molto oxfordiano. Allora ecco, partiamo da questo. Cioè, secondo me qui non è rigore, perché prima Olebas pianta il piede per terra e poi è Marchisio che calcia sul piede di Olebas. Allora, quindi, posso dirti una cosa? Allora, io subito vado in contrasto con quello che dici tu, semplicemente, perché questa è l'immagine iniziale. Questa è l'immagine finale. No, questa vedi che è quella finale. Allora Marchisio, aspetta, no, non è solo quello. Ragazzi, non è solo quello. Allora, è rigore. Dobbiamo parlare uno per voi. Io lo conosco bene. E non è un tipo. Allora, non è simulazione. A Marchisio, questa immagine, io adesso non so se mi riferisco, cioè se questa immagine è quella iniziale, a metà. È quella finale. Allora, quella finale si vede subito che il piede di appoggio, guardate, questo, se non facciamo la moviola umana, come fanno, il piede destro di appoggio stava così, gli è stato bloccato.
quindi lui è caduto. Sì. Quindi io voglio sapere la simulazione dov'è? Non è simulazione. Dov'è la simulazione? Gli è stato levato il piede d'appoggio. Scusa Marco, riprova a fare il piede d'appoggio. Guarda Marco, l'altro... qui è la fase finale. Sembra così. Una ballerina, sempre. Esatto. E quindi rivediamo l'immagine. Se rivediamo l'immagine, sì, guardiamo il piede sinistro. No, dai, ragazzi, non scherziamo. Il piede sinistro di Ole Bas. Qui già la parte finale che era piantata a terra ed è Marchisio che ha calciato il difensore. Io capisco che lei ha scheggiato il difensore. Della, cioè, della spinta, secondo quella me mano destra ha spinto Marchisio. Non si può capire l'intensità. Quella spinta che ha tolto l'equilibrio allora a Marchisio per calciare allora, la palla e metterla anche in se negli anni si può cambiare. Il carattere, anche se negli anni si può cambiare il carattere, però c'è qui chi ha allenato Marchisio e lo sa che Marchisio non è uno che ci prova. Ma capito? Ha detto che è simulazione. Marchisio sta correndo in una maniera normale, è chiaro che alza il tacco, correndo si alza il tacco dietro e se c'è un'opposizione da parte del giocatore avversario è rigore quello. Cioè, poi c'è anche questo. Non è che calcia lui. Passiamo, vediamo. Non solo il rigore, ma in questo caso, se avesse fischiato il rigore, ci sarebbe stata anche l'espulsione. L'espulsione perché è chiara occasione da gol. È chiara occasione da gol, quindi chiara occasione da gol. Se qualcuno mi dice che il fallo è avvenuto fuori dall'area, no, espulsione di Maicon per due infrazioni. Una si muove dalla barriera e il secondo alza il braccio. Vediamo, però, ragazzi, non ci dobbiamo parlare l'uno sopra l'altro. No, e non accavagliamoci. Allora, okay. Questo è il primo episodio chiave, dove secondo me poi è cambiata tutta la partita. Qui c'è il fallo di mani di Maicon. Che se avviene dentro o fuori aria è un discorso su cui allora, potremmo discutere qui, anche tanto. Qui, anche qui, allora guarda, anche qui facciamo subito chiarezza, sennò siamo qui tre ore a c'è parlare. Spray, allora, se il signor Maicon ha oltrepassato la linea fatta dallo spray, è già una punizione. È rigore. Sì, ma il punto è che è rigore. Ma... senti, io voglio sapere se tu sei diventato romanista di colpo, tu me lo devi perché già un anno e mezzo che difendi la Roma a spada tratta. Se mi lasci spiegare. Allora, c'è il fallo di mani. Perché io voglio me. Sapere dove sta. Non c'è il fallo di mani perché Maicon si copre il volto. Se vediamo nell'immagine successiva è chiarissimo. Come vediamo Maicon che si para, eccolo qui. C'è Maicon qui si para praticamente la faccia. Ragazzi, io devo fare uno scoop. Maicon stava piangendo. Allora, facciamo, aveva le mani. Allora facciamo una cosa. È chiaro, facciamo una cosa, a tutti questi interrogativi ci facciamo rispondere da uno che ha giocato a calcio ad alti livelli, che è in collegamento con noi, al di là del fatto comunque che è un mio grandissimo amico e risponde sempre alle mie richieste e lo ha fatto anche questa volta. E abbiamo in linea, è già in linea? Non è ok, abbiamo Vincenzo D'Amico. Vincenzo, ci sei? Salve. Ciao Marco, buonasera a tutti. Ciao Vincenzo, guarda che qui c'è un altro Vincenzo che ti vuole salutare e avete giocato insieme ai tempi della Lazio ed è Vincenzo Chiarenza che è qui, salutate. Ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo. Come stai? Bene, tu come stai? C'ho ancora il pallone che giocavi, ci volevano due palloni per giocare con te, uno per te e l'altro per la squadra. Dai, vabbè, ma io però sapevo cosa farci, voi no. Hai ragione. Sei un grande, Vincenzo. Allora, mi ha raccontato di cose bellissime di te, ma non c'è problema anche perché siete due, non è che lo dico adesso per sviolinare, ma siete due persone veramente... Siete due signori del calcio, questo va detto sia tu che Chiarenza, siete due persone veramente incredibili. Al di là di questo, Avincen, insomma, qua si stiamo a raccontare un sacco di cose. Io ieri sono stato a Roma. Che non ragazzi, fatemi dire una cosa, Rocchi è stato bravissimo. Oh, ecco, come fa? Ecco, è stato per me. Per me non ha sbagliato niente. Ecco, qui c'è l'avvocato Durante che la pensa esattamente come te, quindi lo stai facendo felice, diciamola tutta. Allora, okay. Allora Vincenzo, senti, vogliamo... Ragazzi, no, una sola cosa, scusate. Sì. Noi abbiamo visto dopo la Moviola, no? Sì. E con la Moviola sono rimasti comunque i dubbi. Pensa quel povero ragazzo in campo che ha preso una decisione. Pazienza. Per me ha preso le decisioni giuste. Ma infatti Durante qui in studio è l'unico che sostiene l'operato di Rocchi, che è stato... Queste dichiarazioni mi porteranno a tifare Lazio nel derby, ecco che cosa dico. Ecco, grazie.
Senti, ascolta, come hai visto questa partita? Adesso l'abbiamo vista tutti, ecco, parliamoci chiaro. Andiamo un attimo a vedere, al di là del teatro, del teatrino che c'è stato, perché comunque, Vincenzo, è stato, sono accaduti degli episodi, insomma, che potevano essere risparmiati, dall'ombrello di Strootman alle parole al labiale di Totti dopo il rigore verso la curva nord, insomma, cose veramente che non fanno assolutamente, alle dichiarazioni di Totti che la Juve, con la Juve non si può giocare, deve andare in un altro campionato e che noi arriveremo sempre. Risposto, no? Ecco, sì, allora, al di là di queste considerazioni che fanno veramente male al calcio italiano, però come hai visto queste due squadre, come sono arrivate poi dopo la Champions, chi secondo me è arrivata meglio? Perché poi si sa che queste gare si risolvono un attimo sui nervi. Ecco, come le hai viste queste due squadre, visto che saranno loro candidate a guidare questo campionato? Non c'è dubbio, ma si sapeva già dall'inizio, sono le due squadre più forti e finché dura la Juve di Allegri, finché dura credo che rivincerà la Juve. Il gap si è molto assottigliato rispetto allo scorso anno, quest'anno c'è qualche dubbio in più, vedo ancora favorita la Juve, ma con la Roma proprio lì a ridosso, non si può mollare nulla perché altrimenti la Roma è pronta. È pronta la Roma, dici, ma è pronta anche una Roma presente con la Champions League, con gli impegni di Champions League? Anche sì, questa? Ma loro hanno fatto una grande squadra, hanno delle ottime riserve, quindi non è un discorso di Champions, secondo me. Hanno varie soluzioni, hanno un centrocampo e un attacco fenomenale, dietro sono forti, hanno ricambi, quindi credo che la lotta sia veramente alla pari. Senti, una domanda te la faccio. Tu hai avuto tanti allenatori, sei stato un giocatore eccezionale. Ecco, secondo te, molti dicono che Allegri sia stata una persona intelligente perché non ha toccato niente della macchina perfetta che ha creato Conte. Però dicono, la Juve va finché andrà, e mi sembra che l'hai detto anche tu parlando, finché va la Juve di Allegri, cioè nel senso finché va la Juve marcata Conte. Ma secondo te, e questo non ci voglio credere, non credo che sia una squadra che vada avanti per forza d'inerzia sui dettagli, perché sennò sarebbe grave sostenere Forse mi sono spiegato male, sì. Non intendevo dire che Allegri ha dei limiti, dico che la Juve era abituata con Conte, era abituata in un certo modo ad allenarsi e ad avere una rabbia che probabilmente solo Conte poteva dargli. Quindi io credo che se Allegri riuscirà a tenere sulla corda tutti come ha fatto Conte, diciamo che la Juve ha qualche chance in più rispetto alla Roma. La mia non era una critica a Allegri, anzi, credo che dopo Conte forse probabilmente era l'ideale per la Juventus. Allora, una domanda Franco e poi Fabio, oppure Fabio Franco, decidete. Al posto di una domanda, io credo che la Juventus, Allegri sia stato molto bravo a inserirsi in punta di piedi e credo che quest'anno si possa vincere con l'orgoglio che hanno i giocatori, perché in questi ultimi 3 anni si è parlato solo degli scudetti di Conte e non della squadra, e credo che quest'anno la squadra voglia proprio, con un senso di orgoglio, cercare di vincere per far capire a tutti che sono gli scudetti della squadra e non di Conte. D'accordissimo. Io credo che l'umiltà di Allegri sia da sottoscrivere, perché ha capito che la Juventus era abituata a vincere in quel modo, ha snaturato forse quella che è il suo modo di vedere calcio per il bene della squadra. Credo che sia una mossa umile e molto intelligente, un allenatore molto preparato. Da grande allenatore, perché un grande allenatore ha questa umiltà e ha questa intelligenza di entrare in uno spogliatoio pesante come quello della Juventus, in quel modo, perché è arrivato 2 giorni dall'inizio del ritiro, quindi non è arrivato da giugno, è arrivato, io parlai con alcuni giocatori, si presentò, fece dei grandissimi elogi sul calcio di Conte, parlò molto bene di Antonio, ha fatto delle modifiche importanti a livello di gioco. Secondo me la Juve quest'anno gioca molto meglio della Juve di Conte, che era più, come dicevamo prima,
cattiva, grintosa, no? E rispecchiava un po' Antonio. La Juve di quest'anno è più calma, gioca più la palla, ragiona di più, e quindi a me piace molto questa squadra, che è un mix tra Conte e Allegri. Un'ultima domanda, Vincenzo, chi la vuole fare? Ah, tu Franco, vai. Ciao Vincenzo, Franco Leonetti. Ciao. Senti, la mia domanda è sibillina. Tutti i tifosi juventini ovviamente ambiscono e vogliono la Champions League. A tuo parere Allegri è l'allenatore adatto e ha soprattutto una rosa adatta per fare bene, molto bene in Europa quest'anno? Bella domanda. Allora, che Allegri sia pronto, sì. Se lo sia la rosa della Juventus, probabilmente sì. Però c'è da tenere conto che nel nostro campionato hai a che fare solamente con la Roma, e credo veramente dopo veramente il nulla. In campo europeo incontri delle squadre che sono minimo alla tua altezza, quindi dire che la Juventus possa vincere la Coppa, me lo auguro, e lo auguro a tutti i tifosi juventini, che sia molto difficile, è inutile nasconderlo, no? Direi che è abbastanza normale. Che abbia una rosa all'altezza, sì, probabilmente bisognerà vedere intanto Morata di che passo è fatto. Esatto. E poi in mezzo al campo, insomma, ci sono varie soluzioni, alternative. Credo che la rosa della Juventus, anche se io credo che rispetto allo scorso anno sia grosso modo la stessa, però Tevez è un altro Tevez. E spero che Morata si riveli il giocatore che ha fatto vedere quando era nell'Under 21 spagnola, che mi ha veramente meravigliato. Senti, io ti ringrazio per il tuo intervento. Ti volevo, prima di lasciarti, ti volevo chiedere una cosa. Ecco, questa storia della Moviola in campo, che adesso sta riprendendo di nuovo piede, c'è Tavecchio che ha fatto la promessa a Garcia di mettere la Moviola come se lui avesse dei poteri straordinari. Io non credo che tu sia un uomo che crede molto nel discorso della Moviola. Il calcio già è confusionario adesso, la Moviola non credo che risolva Marco, io la metterei solo per far far tutta la gente. Ecco, solo già. Per quello sono d'accordo con te, e devo dire che comunque anche con la Moviola in campo noi abbiamo rivisto gli episodi, no? Certo. Della partita di Moviola. Esatto. E lì non tutti saremmo stati d'accordo comunque a prendere delle decisioni. Quindi credo che veramente per far capire che non c'è, ma così che sia tutto regolare, ecco, gli arbitri non sono influenzati. Con la Moviola si può debellare tutto. Senti, un'ultimissima domanda, è proprio Fabio Germani che me la sta chiedendo, mi ha detto: se tu sei laziale ci mancherebbe altro, ma hai anche un cuore che ti batte anche da qualche altra parte, se lo vuoi lo dirai. Volevo chiedere se Lotito è andato in nazionale. È una c'è un'altra domanda. ho appena mangiato, ho paura di me. Va bene. Ti abbraccio Vincenzo. Un abbraccio a voi, ciao Vincenzo, ciao Marco. Ciao, un abbraccio, quando vengo a Roma al caffè sopriamo a Piazza Mazzini, ciao, un abbraccio. Ciao, grazie a Vincenzo D'Amico, sempre molto molto disponibile, devo dire, un grande signore del calcio. Però la risposta che ha dato Vincenzo D'Amico su Lotito è emblematica, ho appena mangiato, non farmi parlare di certe cose. E qui vediamo con quelli che erano gli sponsor, la Seleco, ai tempi di Chiarenza e Castor erano appunto i Madonna, ragazzi, quanti anni sono passati, è una cosa incredibile, un paio d'anni, D'Amico, no? E D'Amico è un grande giocatore comunque, questo di Baggio a livelli, sai cos'è, è che lui lo sa, perché io ci scherzo, lo dico, senti, ma no, lui era solo qualche etto soprappeso, no ma prendiamo un altro, è una testa, io l'ho detto sempre, ma lui lo sa, è una testa matta, cioè nel senso che ha fatto sempre, è stato sempre un estroso, una cosa così, testa matta in senso positivo, sì, veramente, sì, un positivo, grandissimo, un grande campione secondo perché me, perché anche grande. Un nato del pallone, infatti sul campo, hai detto c'è ancora il pallone con cui anche giocava sul lui. Campo lo evidenziava, no, lui andava sulla fascia, grandi numeri, però quel pallone non lo mollava mai. Allora, siccome noi non molliamo nemmeno noi l'osso, allora andiamo avanti con i film, perché i signori romanisti, che dicono di essere nettamente superiori a noi, perché non sentite anche ieri a Roma, non sentite tutti i colori, comunque vabbè, ma io li lascio parlare, cioè secondo me dicono così perché è la prima volta che si sono giocati una partita.
Sì, era Torino. Ecco, di solito a Torino. Gian Piero Paradiso dice l'abbiamo presa a palate. Vabbè, sono quattro anni che vanno via facendo una figuraccia. Cioè non possono attaccarsi a nulla. Andiamo ad analizzare quest'altro. Questo è il primo rigore dato alla Roma. Ma che quest'anno gli rode di più perché erano straconvinti di venire qui. Infatti, perché rodono per quello? Allora, sentiamo un attimo, andiamo avanti. Ecco, io questo reputo il primo rigore. Noi eravamo sull'1-0. E Lichtsteiner ha sbagliato perché pensava di giocare contro la Lazio. Invece, Marco, io ti dico, secondo me neanche qui è calcio di rigore perché prima il fallo lo fa Totti, ha gioco ancora. Ora fermo, quindi l'arbitro Rocchi avrebbe dovuto fermare il gioco, avvisare i due e quindi far ripartire poi la calcio di punizione. Non solo, a mio avviso, anche il fallo di Chiellini su Nainggolan, dove poi è partita la punizione, secondo me non c'è. Posso dirti una cosa? Io so che tu stai, sarai un giovane rampante giornalista, adesso è. Però, sinceramente, certe volte ti lasci andare a delle tue convinzioni. Le regole del calcio dicono che questo tutta la vita è il rigore. Io lo dico da juventino. Marco, io dico che Lichtsteiner ha fatto una grandissima stupidata. Marco, di prendere di Black. Oh, ragazzi, ma quello lo prendi di spalla e me lo butti. Se dividiamo l'episodio in due. Vincenzo, ti chiedo aiuto. Marco, si è messo subito male a marcare l'avversario prima di tutto. Si era messo all'interno anziché all'esterno. Ma lo fa prima Totti. Sì, ma allora prima Totti. Dividiamo dei contatti. Non può aggrapparsi alla maglia. In questo caso. Non può aggrapparsi la maglia, difensore. Fabio, ma ci sono stati dei poi quando marchi un attaccante ragazzi, se ci vogliamo, vuole fare una propria realtà, fate il bello della democrazia, Marco, che uno può dire quello che vuole. Guarda, ma tanto la palla non diciamo che spezzo una lancia per Damiano, ma sai perché Damiano dice questo? Non è stato capace a marcare in area di rigore, quello è una cosa da dire. Totti non ha neanche protestino conduttore in tutti gli episodi, ok? Erano rigori che si potevano serenamente dare. Probabilmente quello di Totti è stato dato anche perché 5 minuti prima, ok, quindi 2 minuti prima. Non c'è da meravigliarsi o da gridare allo scandalo, al complotto, eccetera. Tutti gli episodi non fanno gridare allo scandalo, ma sono rigori che si possono dare. Ha ragione Leonetti quando dice dell'arbitro, perché probabilmente ha perso la bussola perché 2 minuti prima ha dato il rigore alla Juve e secondo me... Si può fare un appunto a Rocchi, non è sull'arbitraggio, forse è sul polso della gara, perché... Perché quando ha fischiato, non ha fischiato, parlo del primo rigore, non ha fischiato il calcio di rigore, ha fischiato la punizione dal limite. Poi qualcuno gli ha fatto notare, guarda che lì c'è la bomboletta. Lì non ha avuto il polso, ma tecnicamente, a norma di regolamento, non ha commesso nessun errore. Pensiamo una cosa, appena fischia il rigore, i romanisti lo assalgono. Cioè, dopo la realizzazione del gol di Tevez su rigore, Totti e altri due o tre a centrocampo lo accerchiano e lo pressano. Io spero che non sia stato un rigore di compensazione quello di Lichtsteiner su Totti, però l'arbitro ha perso il polso, ha perso la bussola e c'è stato un momento in cui era in palese difficoltà. Allora guarda Franco, tu hai detto un attimo fa che l'arbitro secondo te ha perso la bussola, sì. Lo stai dicendo adesso 3 giorni dopo la partita. Sì, me ne sono accorto immediatamente. Sì, no, ma sai perché? Eravamo tutti allo stadio quando ci siamo accorti. Questo ha perso la bocca. Però nel complesso, Bene. Ma io detto, appunto nel complesso, nonostante le complicazioni, non ha fatto una brutta partita. Assolutamente pesanti, ha perso la bussola. No, bussola nel forse senso. Non si è dimostrato un arbitro di polso, ma dove lo scandalo? Però ha arbitrato bene, si fa circondare da pressare dai romanisti e tira fuori i cartellini gialli e doveva buttarne 8 nel spogliatoio per farsi la doccia. Infatti, io ripeto, l'episodio di Morata Manolas è un arbitro normale. Andiamo in tema. È rosso per il allora, attenzione perché abbiamo capito. Possiamo rimandare per scandalo. Possiamo rimandare perché la Roma è venuta a Torino. Se in una trasmissione juventina c'è un romanista, vi pregherei magari mettere qualche accentatore. Un romanista basta allontanarlo.
Lui è romanista. Parliamo di cose più importanti. Quello che cercavo di spiegarti è che la situazione di Rich Steiner va divisa in due fasi. Sì. Se superiamo la prima, hai ragione tu, è calcio di rigore. Però arbitro, non puoi far passare la prima fase come se non la vedi. Lui ha fatto una compensazione. Allora, lui ha arbitrato bene, lui ha compensato. Ha detto, vabbè, per me rigore questo qui, altrimenti viene giù lo stadio, faccio una compensazione. Mettiamola così, mettiamola così. Vedi, tu parli delle due fasi, hai anche ragione. Tu immagina la moviola su questo episodio. Ma sono d'accordo con te. Che cosa deve vedere? Succede. 14 minuti di partita. Ma io sono pienamente d'accordo con te. Chi si è messo il dito nel naso prima rispetto all'altro? Ecco perché la moviola in campo non risolverebbe il problema. La moviola in campo non può esistere per un semplice motivo. Guarda, con me sfondi una porta aperta. Sarebbe una nuova regola nel mondo del calcio. E lo vediamo, vuol dire svilire il calcio e cambiarlo. Allora l'International Board dovrebbe farla propria, allora, come regola, episodio, e in tutti i campi secondo. C'è un altro episodio, me non esiste. C'è un altro... Ammazza che serataccia, stasera sto ma stasera dopo Juve Roma siamo tutti focosi. Allora, andiamo avanti col secondo rigore della Andiamo avanti dopo, memorizza, metti il file, mi raccomando. Che succede adesso? Che ci abbiamo? Elena? A tra poco. Ah, proprio così lo dici. Bene, allora, siccome noi siamo particolarmente, come dire, siamo bravi, democratici, ebbene sì, abbiamo in redazione un romanista di fede giallorossa. Che... Guarda che poi lo aspettano fuori. Non è vero. Ma non è a Roma, quindi no, se fosse a Roma lo porterebbero in trionfo, figurati. Non è vero. Allora, andiamo avanti con il secondo rigore dato alla Juventus, no, quello che è un diciamo po'. Diciamo che non è vero, dai. No, stiamo scherzando, è una battuta. Eccolo non è qui. Vero. Qui ho creato anche una linea. Sentiamo. Qui ho creato anche questo qua è calcio di rigore. Calcio di rigore a tutti gli effetti. Perché? Perché il fallo viene sulla linea. Perfetto. E la linea fa parte, E siamo d'accordo. Siamo d'accordo. Però okay, ci sia però ecco, no, c'è, no, dico un però, c'è che questo però. Qua, secondo però me l'episodio Giovinco non era rigore perché essendo più basso, no, e non avendo questo rischio. Che questo qua era l'episodio più difficile, quindi se avesse fischiato punizione dal limite o come poi ha dato il rigore, cioè secondo me qui davvero non c'è nulla da dire all'arbitro. In porta. Ma dov'era posizionato anche l'arbitro? Era pochi metri indietro, quindi secondo me l'ha vista benissimo. Scusa un attimo, quello dietro chi è? I Turbe? Pianci. Quello dietro i Turbe con la terra pianta. Ecco, allora, sai che questo qui è l'ultimo uomo e oltre... Sai no, cosa non c'è? Non era ultimo. Era ultimo uomo. Sì. Quindi chiara occasione da gol, al regolamento tu me lo butti fuori. Ma non esageriamo adesso, dai. Era in posizione laterale, chiara occasione da... Non esageriamo. Se non ci mettiamo la stessa stregua di chi sta rosicando, non esageriamo. Non esageriamo. Ma è rigore netto, cioè solare, mille volte su mille. La Roma, diciamo, non andava a genio. Era il tempo in cui è arrivato questo fallo, perché l'arbitro Rocchi inizialmente ha dato un minuto di recupero. Poi però... Ma non perché, si... ha dato un minuto di recupero? Perché c'era stato, si era bloccato il gioco, sappiamo bene perché si è allora, prima ha dato un minuto di recupero, ha dato e inizia il minuto di recupero e si fa male Caceres, e allunga di un altro minuto il recupero. E quindi allora, il regolamento. Sono riusciti a dire anche questo, c'è gol a tempo scaduto, che è una follia. Nessuno si è accorto o sei in malafede o è una follia. Se sei in malafede... Ma la Roma non andava bene, la Roma semplicemente ignorante. Questi vedono la Roma e non sanno le regole del calcio, no, sono ignoranti. Però Massimo, ci sono stati dei colleghi romani che hanno detto questa cosa, cioè dire gol a tempo scaduto. Allora mi chiedo, o è malafede o è follia, perché se tu guardi la partita è facile interpretazione. Ai romani non andava bene né la temperatura esterna né l'altezza dell'erba né il vestito delle oste, se non va bene nulla. Andiamo avanti con l'ultimo episodio, quello diciamo clou, che io davvero ne ho sentiti di tutti i colori a Mediaset, a Sky, in altre TV private. Guarda, hanno 70.000 interpretazioni. Hanno veramente, come dici tu giustamente, le tante interpretazioni fatte dalle TV importanti. Allora, sono scandalose. L'unica è la Mediaset. Come ti Mediaset. Stavo dicendo prima, proprio premium con Graziano Cesari deve far vedere l'immagine più chiara, perché la FIFA ormai ha dato una nuova regola che da parte del fuorigioco dall'anno scorso, che non si tratta più di cono visivo, ma è di traiettoria del pallone. Se il portiere, in questo caso Skorupski, vede la palla partire, è più Jan Gambiguà a dare fastidio. C'è anche un'altra inquadratura che si vede il viso Sì, li abbiamo tre. Se andiamo avanti... Che lo vede?
Andiamo avanti, questa qui, qui riusciamo a capire bene. Allora, il cono visivo è tutta la, le, sono le due onde, diciamo, sì, i sì, coni illuminati da Scorupsis, è il suo campo visivo. Sì. La linea nera è la traiettoria del pallone. Possiamo vedere che Vidal anche nel campo visivo non rientra nella visuale del portiere. Sì. Vediamo la parte tra le due frecce rosse, la, il cono coperto da Vidal, è quello tra le due frecce rosse. Il tiro poi è in diagonale, però con la vecchia regola, e quindi in questo caso magari poteva essere annullato perché la traiettoria è diagonale, esatto, e quindi c'è una parte in cui il pallone posso non lo vede. Posso dirti solamente una cosa? La differenza madornale sta anche che nella spiegazione visiva di Sky, che si vede che Vidal addirittura per Sky è spostato più a sinistra. È stato clamoroso. No, quella, scusa, Vidal, ma tu come fai? Perdona. Allora c'è un Photoshop, l'avete fatta apposta. Siete disonesti, voglio dire. Come mai che Vidal è spostato? Stessa fotografia, stessa traiettoria, stessa angolatura. Vidal a sinistra per Sky, più a destra per la media. Qui si vede chiaramente. Questa è la prospettiva di Bonucci, dove vediamo proprio spuntare il portiere della Roma. Vidal è quello della freccia verde che neanche si vede perché è praticamente davanti a Bonucci, quindi qui il portiere ha completa visibilità e quindi gol assolutamente, assolutamente regolare. Sapete qual è la cosa clamorosa? Bravo, e anche, Damiano, e anche qui addetti ai lavori come noi, come tanti altri, ovviamente noi non diremo mai cose del genere perché siamo informati, si sono attaccati a una regola vecchia. Ha fatto bene Damiano a ricordare che c'è questa nuova applicazione. Io mi chiedo come si possa dire delle cose inesatte cercando di interpretare. È sbagliato. Sentiamo, è sbagliato. Manca una commissione disciplinare che punisca tutte queste cose qua. Esatto. Se tu avessi una commissione disciplinare che funzionasse, ecco, forse sarebbe meglio. Poi tu parli di addetti ai lavori, giustamente. Ma due settimane fa, e Chiarenza, ci fosse stato lui, sarebbero caduti tutti i capelli. Abbiamo sentito uno dei massimi esponenti, no, del giornalismo italiano. Faccio il nome perché riconosco, e si tratta di Iacobelli, no? Uno dei massimi esponenti del giornalismo italiano. Un paio di settimane fa. Questi sarebbero gli addetti ai lavori che ci raccontano. Si stava parlando della trasferta della Juventus a Bergamo. E diceva che era una trasferta molto difficile perché la Fiorentina, che è una grandissima squadra, è riuscita a spuntarla solo con un episodio. Cioè, se io dagli addetti ai lavori mi devo sentir dire queste fesserie, scusate, no? Perché si tratta di fesserie. Si tratta di fesserie. E allora, se mi definiscono la Fiorentina una grandissima squadra, immaginiamoci quando devono parlare poi di episodi li manipolano come meglio credono. Questi sono gli addetti ai lavori italiani. Allora, io ho visto tutti questi schemi che avete fatto voi, mi sembravano schemi di costruzioni di palazzi ultima generazione da 90 piani. È stata una fucilata stupenda di Bonucci e gol 3-2 a casa. A casa! Casa! Non avrebbe... quelli sono casa, i tiri che una volta si chiamavano della domenica, che indovini, entrano vogliono e basta. Parlare, stop. Hanno due settimane, guarda, siamo stati anche gentili perché gli diamo due settimane di tempo per piangere, perché c'è la nazionale, quindi hanno, non c'è neanche il tempo domenica di rigiocare, di aspettare. Stiamo piangendo, no? Per due settimane. Facciamoli piangere, facciamoli piangere. Sentiamo un attimo da casa, scusate Elena, vai da casa. Da Melito di Napoli, ancora una volta i cattivi maestri del giornalismo italiano hanno perso una buona occasione per stare zitti. Ovviamente, andiamo avanti. Comunque, nessuno potrà offuscare una vittoria ottenuta meritatamente. Scusa, potete inquadrare il mio telefono un attimo? I romani sono qui in questi giorni. Inquadrate il telefono, così eccolo qua, il muro del terzo. Sono qui, sono tutti qua fino a domenica prossima. Mangiano, dormono, sono va tutti bene, là. Va bene, ragazzi, ridiamo finché si può ridere senza... Lo sfottò è bello perché così basta che non sfoci poi chiaramente in violenza, perché quello... Ma quale violenza, dai! Quale...
La violenza gliela abbiamo fatta noi con il gol di Borussia. Bisogna avere paura di chi ignora la materia, no? Assolutamente bisogna sì. Avere paura. Perché sono dei pericoli pubblici. È bravo, bisogna avere paura dell'ignorante, di colui però, che ignora. Ripeto, la cosa esatto. Che mi spaventa vero. Non è tanto l'errore arbitrale che ci può stare o no in una partita di calcio. Il calcio è bello anche per quello. Mi spaventa tutte queste trasmissioni o tutti questi giornali che vengono costruiti subito dopo la partita per creare lo scandalo, certo. Per creare questo astio, questa violenza mediatica nei confronti della Juve. Ecco, io che sono una persona che è stata molto all'estero, queste cose non succedono. Cioè, in Inghilterra, che oggi è il calcio tra virgolette più pulito o più... Come sfondi una porta aperta? In Inghilterra non ho mai visto cose allucinanti come quelle che accadono qui. Si cerca addirittura di stemperare dopo la partita queste... Io ho sentito giornalisti dire ma Totti ha parlato così perché il dopogara era... Ma tu sei un campione... Scusa, ma posso tu rispondere? Sei un giocatore, posso professionista che guadagna 5 posso milioni di euro un attimo, netti a stagione. Posso rispondere un attimo? Io fossi stato la Roma, certo. Avrei multato. Avresti multato? L'avrei multato. Ma non lo fanno Totti. Perché da Trigoria non arrivano cose. Io voglio rispondere perché giustamente, se sbaglio, sono il primo a riconoscerlo, che c'è un messaggio che è arrivato prima. Poi dice Marco hai torto perché precedentemente Totti ha messo un braccio attorno al collo di Lichtsteiner. Ok, ci può stare tutto quanto, allora d'accordo, ci può stare anche quello, però allora a quel punto se l'arbitro non l'ha visto non mi puoi dare nemmeno il rigore che comunque va detto c'è. Allarga le braccia e lo prova. Ma siamo rimasti come prima. Erano tre rigori che si potevano dare che o non si potevano dare. Ve lo chiedete, no, volevo aggiungere una cosa. Vai. Fabio mi ha dato un input fantastico. Lui parlava in Italia queste cose che succedono fuori al mondo, ma ci rendiamo conto che con i problemi che ha questo paese, il lunedì dopo Juve Roma, in Parlamento c'è stata gente che ha avuto il coraggio di fare un'interpellanza parlamentare. Siamo alla follia. Che siccome sì, non ma ha siamo alla follia, ragazzi. Politica, siamo ogni alla che gioca Roma-Juve o Juve-Roma è sempre lui che si mette però si crea pubblicità e si crea un volano di attenzione. Non partiamo dal presupposto che il popolo italiano sia un popolo di stupidi, l'hanno capito tutti. Noi abbiamo un presidente della federazione che è stato appoggiato da Lotito and Company che le persone per bene, vedi Albertini and Company, non desideravano. Ma lo stesso Malagò, capo dello Stato italiano. Allora, con personaggi nessuno può fare niente, questo è una vergogna, perché la Federazione Italiana dovrebbe essere commissariata. Certo. Non una sanzione dell'UEFA, che ridono tutti. 6 mesi di sospensione, cosa vuol dire? Vuol dire far male al calcio italiano, non a Tavecchio, perché Tavecchio se ne infischia. Tavecchio è lì per fare i comodi di Lotito, per fare i comodi di chi l'ha votato, alla stessa stregua dei nostri parlamentari che vanno lì per fare i comodi dell'elettorato. Massimo, 6 mesi di squalifica per il numero uno del calcio italiano, il capo della Federcalcio, è un'onta vergognosa per il nostro movimento calcio, ma non per lui, è un'onta vergognosa, perché lui non se ne cura. Scusate, io mi permetto di scomodare i vostri ricordi. Mi sembra che questo signore nella sua vita abbia uno score tutt'altro che positivo, sappiamo molto bene. E mi permetto di dire che sappiamo chi è, cosa ha fatto in passato un certo Tavecchio. È stato messo lì chiaramente da altri che vogliono riscaldare la poltrona, prendere soldi senza meriti. È la consecuzio del sistema precedente. Esatto. Quindi noi abbiamo un governo del calcio che è veramente fallimentare in partenza, lo è attualmente e lo sarà in futuro. Dove vogliamo andare con questi personaggi? Dove vogliamo andare con questi personaggi? Abbiamo perso un'occasione validissima quest'estate per cambiare finalmente. Secondo me c'è ancora lo zampino di Carraro. Oggi hanno diramato dei dati ufficiali, sì. Ancora per rispondere al signor Totti, no? Sulle
che cosa potrebbe significare il campionato italiano senza la Juventus? E rispondo io, il nulla cosmico. Hanno diramato i dati ufficiali delle presenze degli spettatori allo stadio quando gioca la Juventus, in casa e fuori casa. Prima con 46.000 spettatori. Ok? Ora, quando Totti dice dovrebbe giocare in un altro campionato, vedi, lui continua ad ignorare. Se la Juventus giocasse in un altro campionato, la Roma non avrebbe neanche i soldini dei diritti televisivi, perché incontrerebbe squadre tipo la Lupa Roma, che è sempre di Roma, e si potrebbe fare il derby. Posso rispondere un attimo a questo messaggio che è arrivato, perché questo chiaramente ovviamente di stampo assolutamente giallorosso. In Europa gli arbitri non vi danno i rigori finti, ecco perché non vincete mai più belle. Io dico un'altra cosa, a noi forse non ce li danno i rigori finti, ma la Roma in Europa non ci va, non conta assolutamente niente. La Juve è la storia del calcio italiano ed è conosciuta in tutto il mondo e ha più tifosi insieme al Real. Voi solamente nel raccordo anulare, solo nel raccordo anulare vi conosco. Leggilo a maggio questo messaggio. Leggilo a maggio. Io davvero non gli danno i rigori, aspettate. Non finti, in Europa. Il problema è che chi l'ha scritto è un tifoso di una squadra conosciuta solo all'interno del raccordo anulare. Aspetta. Vai a vedere quello che è. Rispondo subito. Classifica della Juve. Rigori ultime 6 stagioni. Milan 52 rigori pro, 18 contro. Sì. Roma 51 rigori pro, 29 contro. Inter 38 rigori pro, 27 contro. Juventus 26 rigori pro, 25 contro. Di queste quattro squadre, la Juventus è l'ultima, la prima è il Milan, la seconda è la Roma. E quindi di cosa stiamo parlando? Sì, ma di aria fritta. Soprattutto chi ci ha scritto dice non vincete mai la più sfavorita è stata la Juve. Basta solo osservare quella che è la bacheca e il palmarès della Juve e ci si rende conto di che cosa ha vinto in Europa. La Roma non mi risulta che in Europa abbia mai spadroneggiato. Negli ultimi 3-4 anni ha giocato all'attacco ed è andato in tutti i campi d'Italia a dettare il suo gioco con una media del 50-60% di possesso palla, quindi vuol dire che in percentuale ha più rigori in teoria che contro. La Juventus è l'ultima. Aveva il minor possesso palla del campionato. Allora io vorrei ricordare a tutti i romanisti che ci seguono sul canale 212, lo ricordiamo, di Telepace di Roma, che in questo momento hanno consumato in tutte le farmacie romane, non si trova più il Malox, non si riesce a capire com'è. Il Malox Plus, esattamente. Allora, volevo ricordare quello che la nostra bacheca a livello, noi abbiamo vinto tutte le coppe esistenti. La Roma mi sembra di no, se non quelle dei tornei ospedalieri limitrofi. Al di là di questo discorso, con tutto il rispetto per la Roma, vorrei un attimo rileggere il messaggio che è arrivato, l'ultimo, grazie. Eccolo qua. Buonasera, ho avuto la possibilità di ascoltare, questo è un povero, cioè in senso ricco della parola, cioè il tifoso juventino che vive a Roma e dice buonasera, ho avuto la possibilità di ascoltare le radio romane dopo la partita, un vero delirio, un continuo gettare fango sulla Juventus, così non è più calcio, sono convinti che non vincono perché la Juventus è favorita dal sistema arbitrale. Paolo d'Ancona, ah no, questo qua è di Ancona, però è la stessa cosa che scriverebbe un romano. Io dico una cosa, la Roma sapete perché non vince? Adesso al di là delle battute e tutto quanto, la Roma non vince perché è vittima di se stessa. Cioè, io che vengo da Roma lo so, a Roma Milano è capitale della televisione, Roma è capitale della radio, non si fa altro. Lo sapevate una cosa? Che Roma, dopo Barcellona, è la capitale dove si ascolta più calcio in radio, Roma, e quindi è un tantam continuo, ebbene, 24 ore al giorno, e poi fanno le repliche. Roma purtroppo è vittima di se stessa. A Roma, come vinci due partite di campionato, già hai vinto il campionato, come ne vinci mezza di coppa, tu già sei in finale. Quindi voi ragazzi, fateli parlare, le varie radio, ve le dico tutte perché io conosco i conduttori, tutti quanti, loro vivono, sapete di cosa? Di vittimismo, e la Roma non vincerà mai perché è una squadra fatta di vittime. Marco, poi andiamo con le pagelle. Volevo farvi una domanda a tutti voi. Prego. Dopo le dichiarazioni di Totti e dopo la partita, quindi se analizziamo dalla parte dei romani è stato scandaloso tutto, io consiglierei
alla Roma il prossimo anno di venire con la primavera, sì, così evitano gli infortuni, sì, i cartellini rossi o gialli, e fanno riposare la squadra per una settimana. Io darei questa potrebbe essere una buona idea. Siccome loro vengono a Torino, certo, e il risultato è già stabilito, certo, no? Con il arriveranno a Torino, non vincono, vengano con la primavera, certo, così evitano infortuni, problema, cartellini, e riposa la squadra. Pensa e poi decide. Si fa ricorso a tutte, yeah, le farmacie di Roma di rifornirsi immediatamente di Malox Plus, giusto? Manca un episodio, sì, però qua Marco non gli fa più niente. Che episodio manca? Manca un episodio importante di Strootman in tribuna, che fa il gesto dell'ombrello. Ce l'abbiamo? Poi si lamentano e parlano di stile, questi romani. Attenzione, perché non c'è scappato. Abbiamo verbalizzato tutto. Possiamo vedere un attimo? C'è proprio il video di un tifoso, quindi sei dalla regia. Ah, ecco, ok. Tu già lo hai fornito il video, sì, tanto è pubblico, Poi hanno il coraggio di parlare di stile, hanno rinnegato persino Maglia. Attenzione, attenzione. Oramai la loro maglia è granata arancione. Allora, attenzione. Non sono neanche più giallorosa. Sentiamo anche il rumore di Guarda fondo. Guarda che roba. Non fa niente. Eccolo qui. Ecco qui Strootman, eccolo Strootman, accanto c'è De Rossi. Ecco eccolo lì. Bravo, bravo Strootman. Complimenti. Questo è un idiota. Complimenti. Bravo, adesso io vorrei che veramente ci fossero delle penalizzazioni per questo. Il 30.000 euro sono arrivati perché un tifoso ha tirato uno schiaffo nella panchina, sì, e non doveva farlo. Ma per forza, dopo che vedi un idiota così che ti fa il gesto, Giampiero, non posso. Aspetta, scusa, come conduttore non posso permettere, non posso far passare questo messaggio. Il fatto che l'abbia fatto lui non giustifica che uno juventino vada lì a schiaffeggiare, non si fa. Quindi questo, perdonami, non lo posso passare. Quando è stato squalificato Garcia, si è messo nella prima fila dopo la panchina, che non poteva fare, e parlava direttamente da lì e dava ordini. C'era la ed è un'altra cosa che deve essere rivista. Deve essere deferito. Deve essere rivista per essere deferito. Ma vi rendete conto, bravo, che gli unici a pagare nel sistema calcio sono gli ultras, solo loro. Ma immaginate un tifoso della curva che accende un fumogeno, se ne sta 3 anni, adesso 5, senza andare più allo stadio. Un imbecille del genere, un giocatore che si permette di fare il gesto dell'ombrello, non succede niente, ok? Ma il messaggio, allora chi pagano? Pagano solo quelli che hanno la passione, non i mercenari che guadagnano 8 milioni di euro e dovrebbero essere un esempio per il mondo del calcio. Tutto questo perché fa schifo. Vogliamo parlare di De Rossi che ha acceso 4 risse in tribuna? Non ne parliamo? No, parliamone, ne vogliamo parlare. Ma Boniperti le vede queste cose. Allora, cioè, se che attenzione, che la tribuna Boniperti è fatta da industriali, imprenditori della Torino per bene o comunque dell'Italia per bene. Attenzione. Mi piace questo, io penso che questo anno, rispetto al record di Conte 102 punti, il nuovo tecnico Max Allegri prenderà la laurea 110 e lode, se non altro si è beccato un 30 e lode per come ha chiappato per il collo Morata e l'ha tirato. Beh, lì è stato tempestivo, quello non poteva essere un rosso per Morata, ma un giallo. No. Diciamo solo una cosa, tutte queste dimostrazioni, questo nervosismo, questi atteggiamenti, sono dettati al fatto che la squadra giallorossa è partita da Roma convinta di venire qui a vincere, a spadroneggiare. Allora, è difficile per loro accettare il risultato del campo. E questi sono, allora, siccome siamo in chiusura di trasmissione, mandiamo subito le pagelle, sì, allora andiamo a vedere. Allora leggiamo, aspettate perché mi sono messo il binocolo. Allora leggiamo le pagelle. Che sì. 15 a Bonucci, 7,5 a Bonucci, l'eroe della serata, ottima prestazione impreziosita da super gol. Poi 7 a Chiellini, ritrova sicurezza, perfetto in ogni intervento, lotta e ferma ogni incursione giallorossa nella sua zona. Poi 6 meno agonismo a Morata, sostituisce un opaco Giorente e rivitalizza l'attacco bianconero. L'entrataccia su Manolas però gli costa l'espulsione. 5 per Pogba, una sola vera incursione,
quella del rigore a fine del primo tempo, nel secondo partecipa poco alla manovra e scompare pian piano. Vabbè, mi sembra che in linea di massima lo diciamo, sono però è giusto, c'è bisogno del vero Pogba, perché in questo momento è mancato. In questa stagione fino ad ora il vero Pogba non si è ancora cosa visto. Facciamo col vero Pogba? Veramente ma io preferisco averlo in forma. Preferisco averlo in forma. Allora preferisco vorrei chiudere la trasmissione con i nostri due ospiti. Allora, Giampiero Paradiso, la parola Giampiero è Boniperti. Allora, senti, un tuo quadretto finale. Non a caso, è proprio così. Un tuo quadretto finale, allora, su quello che il cuore ti dice in questo momento. Il quadretto finale è sotto gli occhi di tutti. Siamo sempre Ermeio, diciamola così, siamo sempre Ermeio. Non c'è trippa per gatti. Ci stanno facendo segnale. Sì, non ho capito, vai avanti, vai, ci penso io. No, non ce n'è per nessuno, possono rosicare, sono 4 anni che vengono qua, prendono palate da tutte le parti. E buonanotte, arrivederci. Allora, io ti ringrazio, spero ancora di averti. Grazie, la prossima volta però non entri se non c'è la scenografia. Okay. Allora, grande Vincenzino. Prego. Vinceremo di nuovo lo scudetto. Oddio, aspetta. Io sono scappato. È 3 anni che l'ho detto, ecco, adesso di fila. Allora vai d'accordo con Durante. Sì, no, ma però... risposto leggermente. Però no, io mi vado leggermente. Però in Europa non siamo ancora all'altezza. Ecco, allora mi sposto io. Però per lo scudetto tu sei ottimista? Sì. Allora, in Italia non ce n'è per nessuno. Okay. Italia come te voglio bene. Oggettivamente. Vai ancora. Sì, vabbè, ben venga. In quest'anno a maggio alziamo la coppa dalle grandi orecchie, così i 3 anni. Oh, Madonna del Sacro Cuore, aiutato. Io ho già detto una volta, poi mi chiederete scusa, verrete tutti dietro. Allora, manca un minuto alla fine. Chiaramente la prossima settimana la Juventus, per gli impegni di nazionale, il campionato è fermo. Io vi dico che anche quando la Juve è ferma deve avere gli occhi di tigre. Un video messaggio a Totti e lui, se ci inquadrate, a me e Massimo. Sì, veloci che siamo in chiusura, dai. Un attimo, veloce. Inquadrate, se no qui non finisce più la trasmissione. Ciao Totti, ciao. Vai, ciao. Allora, grazie a tutti, a giovedì prossimo. Da Marco Venditti, saluta i suoi ospiti e voi i vostri messaggi che arrivano da casa. Grazie, allora appuntamento a giovedì prossimo, perché poi abbiamo altre cose da raccontare sulla vecchia signora del Non trovi Malox, anche il Gaviscon, ecco, benissimo per lo stomaco. Andiamo tutti a mangiare nel locale, chiaramente, ricordiamolo. Siamo in via Arsenale 41, andiamo adesso. Andiamo tutti a mangiare, ciao a tutti, Marco Venditti, occhi di tigre sempre, forza Juve, ciao.